Buongiorno a tutti. Oggi siamo a fare lavori al camion, come si vede da tutti gli attrezzi in mezzo alle balle delle Lele, perché è una bellissima giornata di sole, fa caldo e il nostro grosso problema in questo momento è che Lello si è dimenticato di mettere la gomma liquida su le viti degli oblò prima di partire. E quindi ecco spuntare la testa di Lello. Eccolo. Ora vado anche di sotto. Allora, noi Massimino l'abbiamo preso che aveva gli oblò da cambiare. No, scusate il sottofondo, ma da bravo napoletano Lello deve ascoltare Nino D'Angelo quando lavora. Quindi abbiamo montato tre oblò nuovi, cioè abbiamo montato questi, li ha montati Lele poverino perché io non ero in grado di stargli dietro. Là abbiamo i due pannelli da 1 kW e adesso sto mettendo la gomma liquida per fare in modo di non avere le infiltrazioni quando verrà la brutta stagione. Lello, vuoi dirci cosa fai? Sigillato tutto con il mastice per esterni e adesso ho messo la gomma liquida intorno all'oblò per dare un'ulteriore sicurezza. Logicamente ci ho usato la carta gommata in modo che esce un bel riquadro, così per un lavoro passo alla cazzo. In quanto asciuga questa gomma liquida? Non Massimo 2 ore. il lavorino da geometra fatto grossi. Un geometra. Adesso tocca fare altri 3 euro. Perché? Tetto l'abbiamo rifatto tutto, Il tetto l'abbiamo rifatto tutto. dalle possibilità. Dal fondo alle possibilità, dice. Perché era tutto così. Quindi intanto ci siamo occupati della parte calpestabile e poi dopo ci occuperemo anche della parte esterna. Gli oblò, vai, spiegati Lele, vai. Questo, ci sono due tipi di mastice, uno per fissarlo per esterni e l'altro per levare l'infiltrazione, logicamente stesa col dito, perché sono lavori fatti da noi a casa. E adesso ci passo la gomma liquida sopra per far uscire un lavoro pulito. Questi sono i nostri fantastici pannelli solari. Comprati a Napoli, pagati 100 euro. Comprati tutti e due a Napoli e pagati 100 euro, dice, grossi. E sono da 1 kW l'uno. Una putanza. Collegati a due batterie nel gavone, in modo che anche se abbiamo magari una giornata nuvola, una giornata di tempo di merda, non si dice, non si dice, una giornata di brutto tempo, abbiamo comunque l'elettricità e non restiamo al buio. Lele Grossi geometra. Un consiglio che vi voglio dare, ragazzi, se dovete fare i vostri lavori al vostro, alla vostra casa, al vostro camper, al vostro camion, qualsiasi cosa dovete fare, non comprate materiali in Francia, costano 3 volte. Però purtroppo ci siamo trovati qui a fare i lavori, sono usciti qui lavorando e abbiamo dovuto comprare un bel po' di materiale e adesso posso lavorare. Per farvi capire, un barattolo di silicone buono, di silicone buono tipo Sikaflex, qua la paghi intorno ai 40 euro quando costa tipo 7 euro 8 euro su internet, 10 euro esagerato, però abbiamo avuto adesso la possibilità, quindi lo dobbiamo comprare adesso e abbiamo fatto adesso la. Riprendiamo la stesura della gomma liquida e poi io torno giù a fare le faccende da brava casalinga. Non va
non importa stenderla bene perché tanto si assesta da sola. Ed ha una durata di 10 anni questa gomma liquida. Ce l'avevo anche sul mio vecchio furgone ed è durata un bel po' di tempo. Cioè l'ho venduto che c'aveva ancora la stessa gomma liquida che avevo messo, quindi è veramente ottima. Come si chiama questa gomma liquida? Della Saratoga, non mi ricordo. Comunque è la gomma liquida. Della Saratoga, Satox, Satix. È gomma liquida per. Facciamo pubblicità, è gomma liquida per essere. Facciamo pubblicità alle aziende, dai, fino a finire che ci chiamano. Detta sempre la tua destra? Sì. E quindi praticamente cosa fa questa? Questa gomma liquida entra praticamente in tutti i piccoli fori dove non è andato il silicone, il mastice per incollare. Mm-hmm. E ti tappa tutte le cose. Ma ce ne avevamo giusto due, una su questo colore, l'altra sull'altro, un'altra sull'altro. Qua no. Però meglio metterla che col tempo le vibrazioni le possono far diventare, possono diventare un problema. Comunque mentre lei finisce di mettere la gomma liquida vi faccio vedere dove siamo noi accampati. Siamo in un terreno privato del boss della cantina per la quale stiamo lavorando. Domani sarà l'ultimo giorno di lavoro da lui e stiamo aspettando delle risposte per un altro lavoro in un'altra zona di Francia. Però non ci lamentiamo, qua si sta proprio bene. Là c'è la tenda di Ale, il nostro vicino di accampamento, nonché collega. E che giornatina oggi. Vento sembra di essere a Trieste. Viva la Bora! Gli insettini che sono attratti da questo colore e vanno a morire nella mia colla liquida. Oh no, no, poverini. Va bene, vi saluto, c'è troppo vento, se no non si sente niente. Ciao.